concludendo con questa impresa l'epopea risorgimentale e realizzando il sogno di una Italia unita. I militari italiani, in grande maggioranza giovanissimi, 600.000 dei quali non fecero più ritorno alle loro case, consegnarono quel 4 novembre del 1918 la nostra patria al popolo italiano. È per questo motivo che la ricorrenza che oggi celebriamo ha due pilastri portanti. Il primo, il valore di una nazione unita e fondata sul patrimonio comune di cultura, di lingua, di arte e tradizione che ci contraddistingue come popolo nel mondo. Vogliamo tuttavia ricordare anche il secondo pilastro a cui abbiamo fatto cenno, quello del valore di una visibile riconoscenza e dell'affetto per i nostri soldati, per quegli uomini e donne che in uniforme servono l'Italia dentro e fuori i confini nazionali. A loro e alle loro famiglie va un riconoscente pensiero. Insieme alle autorità civili, militari e religiose della nostra provincia sono presenti le rappresentanze delle associazioni combattentistiche d'arma. Ai componenti di queste associazioni, degni custodi della tradizione di onore e di senso del dovere che animano le nostre forze armate, rivolgiamo un caloroso saluto. La manifestazione odierna si svolge davanti al monumento dedicato alla memoria dei caduti qui in Corso Crimea, in una città, la nostra, che è stata per lunghissimo tempo luogo di importanti caserme e presidio di una significativa presenza delle forze militari. A questo riguardo ricordiamo tra gli altri i reparti di stanza d'Alessandria nell'ultimo periodo, il 21esimo reggimento fanteria Cremona, erede diretto del 21esimo fanteria motorizzata Alfonsine, il distretto militare e il relativo reparto servizi, la direzione artiglieria, la caserma Vito Artale, il Cerico centro rifornimenti di commissariato presso la cittadella militare, l'ospedale militare e la sezione staccata del genio militare. E dunque, in modo solenne, ricordando come faremo oggi i caduti italiani della Prima Guerra Mondiale, così come in senso lato quelli di tutte le guerre, vogliamo rendere vivo il sentimento di appartenenza alla nostra amata nazione. Accompagnerà le varie fasi della cerimonia la musica della banda civica orchestra di fiati Giuseppe Cantone di Alessandria. Fa dunque ingresso nello schieramento il labaro dell'Istituto del Nastro Azzurro, costituito tra combattenti decorati al valor militare. Fa ingresso nello schieramento il gonfalone della città di Alessandria.
si schiera ora e vengono resi gli onori al gonfalone della provincia di Alessandria, decorato di medaglia d'oro al valor militare. Avrà ora luogo la cerimonia dell'alza bandiera. Il tricolore, che insieme al canto degli italiani è simbolo della patria, verrà innalzato dai carabinieri. Vengono ora resi gli onori ai caduti. Depone la corona il prefetto di Alessandria, Antonio Abruzzese, in rappresentanza del governo, accompagnato dal sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dal presidente della provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, e dal colonnello Michele Angelo Lorusso, comandante provinciale dei carabinieri e autorità militare della provincia di Alessandria. Le autorità saranno accompagnate dal presidente provinciale dell'Istituto del Nastro Azzurro, Mario Pasino, in rappresentanza di tutte le associazioni combattentistiche ed arma.
dopo questi momenti così simbolici, abbiamo l'opportunità di ascoltare gli interventi delle autorità e alcune brevi riflessioni che ci aiuteranno a vivere in pienezza questo importante momento istituzionale. Invito dunque il signor prefetto di Alessandria, Antonio Abruzzese, a farci dono della sua parola, riportando alla nostra attenzione il messaggio del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per questa giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, in cui ricordiamo in modo speciale anche il 101° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Oggi, 4 novembre, celebriamo il giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate in questo 2019, anno centenario del decreto che volle una festività dedicata alla appena conquistata unità della patria. 70 anni fa la Repubblica riconobbe con legge del Parlamento il 4 novembre come giornata dell'Unità Nazionale, una data in cui si riassumono i valori di una identità nazionale lungamente perseguita dai popoli d'Italia, con le aspirazioni risorgimentali e con i grandi sacrifici compiuti dal popolo italiano nella Prima Guerra Mondiale. Ricorrono altresì 20 anni dalla legge che apriva alle cittadine italiane l'arruolamento nelle Forze Armate, con un contributo positivo alle capacità del Paese in materia di difesa. Le gesta e l'esempio che hanno contraddistinto il comportamento di tanti militari nelle vicende che hanno accompagnato nei decenni lo sviluppo dell'Italia ispirano ancora oggi il personale delle Forze Armate, al quale va la riconoscenza di tutto il Paese per il contributo fornito alla sicurezza della comunità nazionale e internazionale. Nelle aree più martoriate del nostro pianeta, i nostri militari assicurano il sostegno dell'Italia alla salvaguardia dei diritti umani e per prevenire e contrastare il terrorismo. In un mondo attraversato da molteplici tensioni e scosso da diffusa conflittualità, lo Stato italiano oggi schiera oltre 6.000 persone in 22 paesi a salvaguardia dei più deboli ed oppressi. A tutte loro va un particolare pensiero. Si tratta di un impegno gravoso che risponde alle responsabilità assunte dalla Repubblica a tutela della pace nel contesto internazionale, in particolare dell'alleanza alla quale abbiamo liberamente scelto di contribuire, il Trattato del Nord Atlantico e nell'Unione Europea. Un ruolo riconosciuto ed apprezzato, ad iniziare dai paesi amici ai quali forniamo supporto nell'affermazione della loro indipendenza, nel consolidamento di relazioni internazionali rispettose della legalità e dei diritti di ciascuno. I traguardi raggiunti ci consentono di guardare al futuro con fiducia, consapevoli tuttavia dei rischi e delle sfide portate tuttora alla pacifica convivenza. In questo giorno in cui celebriamo l'Unità Nazionale e festeggiamo le Forze Armate, desidero trasmettere il più vivo apprezzamento del Paese per la professionalità e le qualità umane espresse dai militari e dai dipendenti civili della difesa nella loro attività. Ad essi e alle loro famiglie rivolgo l'augurio più cordiale. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica.